La Tavolaccia, pizzeria-ristorante. La Tavolaccia, cucina tipica pugliese. La Tavolaccia, qualità e cortesia. Viale Milano 18, Lodi, 0371 417 252. Presidente, tanto complimenti per il Torino che si sta risollevando. Insomma, dobbiamo fare meglio. Purtroppo siamo partiti benissimo in questo campionato con le prime sei partite con 13 punti e poi abbiamo perso punti per strada stupidamente. Però insomma dobbiamo mantenerci combattivi, molto combattivi. Abbiamo il derby domenica, quindi è importante. La vedo proprio un soldato di Ventura, per fare una battuta. Bella battuta. Nella comicità, infatti. No, una battuta sulla presentazione lì del nuovo programma con Abate Antuono e Company. Ma è un programma eccezionale veramente, è un talent di comici, quindi abbiamo la bellezza di 160 comici che si sfidano in 8 puntate, avremo poi 48 semifinalisti in ulteriori 3 puntate e una finalissima con 16 appunto che si sfidano per arrivare al vincitore. Abate Antuono è il presidente della giuria, con Paolo Ruffini e Selvaggio Lucarelli, Gabriele Cirilli conduce, con un giurato in ogni puntata che cambia, che è un giurato speciale per votare appunto i 20 in ogni puntata delle prime 8 puntate, quindi 160 per arrivare a 48, per arrivare poi a 16 nella finalissima per decretare il vincitore, che tra l'altro avrà un premio bellissimo perché vincerà un contratto con la Colorado Film di 100.000 euro per fare un film, quindi è una cosa molto bella. E quindi insomma direi è un programma di intrattenimento, divertente, molto simpatico. Io ho visto una puntata bellissima, mi è molto piaciuta, i comici che si sfidano molto divertenti, molto simpatici, la giuria Abate Antuono, un istrione incredibile, quindi insomma direi che veramente la 7 apre alla comicità e lo fa con un cast di grandissimo livello, di grande qualità, per cercare di dare al nostro pubblico telespettatori che amano un certo tipo di programmazione più magari politica, economica eccetera, una cosa per divertirsi, per rilassarsi, di intrattenimento appunto. Quindi doppio appuntamento dopo Crozza, a Crozza diciamo si aggiunge anche eccezionale veramente. Abbiamo questa bella novità. Sì. E alla ricerca solo di nuovi comici o anche di nuovi allenatori questo talent? No, questo gli allenatori non si cercano, gli allenatori siamo già a posto così. No, qui si cercano comici. Okay. Invece una battuta sul Fanfulla, lei se lo ricorda il Fanfulla? Beh, il Fanfulla è una squadra storica, una squadra che giocò in Serie A, credo negli anni 20, anni 10, quindi insomma assolutamente sì, chi non ricorda il Fanfulla? Era una squadra importante negli anni di inizio Novecento, insomma era una bella squadra. Siccome è stata raggiunta in vetta la classifica, quindi sono appaiate, sta lottando per vincere il campionato, ce lo fa un in bocca al lupo al Fanfulla? Assolutamente sì, in bocca al lupo al Fanfulla per coronare il sogno di quest'anno, cioè di vincere il campionato, in bocca al lupo di cuore. L'ultima battutissima, giuro che la lascio andare, il prossimo ritiro la vedremo bello sorridente o un po' preoccupato per come andrà la stagione? O ha già in mente qualcosa come sempre? Guarda, bisogna sempre essere concentrati, sorridenti è fondamentale, poi siamo qui a eccezionale veramente, si parla di comicità quindi bisogna soltanto ridere, però insomma certamente sorridenti sì, concentrati altrettanto per mettere appunto una bella rosa per fare un bel campionato, però insomma cominciamo a finire bene questo qua che ne manca ancora 9 partite. La Tavolaccia, pizzeria ristorante. La Tavolaccia, cucina tipica pugliese. La Tavolaccia, qualità e cortesia. Viale Milano 18, Lodi, 0371 417 252.